Il pescatore e la sirena. L'altro giorno ho scaricato le foto del mio ultimo viaggio in Perù. Le ho inserite in una cartella sul desktop in attesa l'indomani di pubblicarle sul mio blog. Di sera sarei dovuto andare in piscina. Adoro nuotare, mi rilassa. Ho un forte legame con l'acqua, quasi viscerale. Quando entro in vasca mi sembra di rifugiarmi e trovare protezione come in un ventre materno. Purtroppo però la piscina è saltata a causa di una riunione di lavoro programmata all'ultimo momento. Ho guardato l'orologio e ho deciso che in quell'oretta che mi rimaneva a disposizione avrei pubblicato le foto del Perù sul mio blog. Navigando sul sito ho riscoperto una cartella di qualche anno fa che avevo intitolato Orion Island. Al momento non sono riuscito a ricordare il perché di quel nome, ma sapevo che Åland era sicuramente riferito alle isole svedesi. Chissà, forse perché quella sera non sarei andato in piscina e non avrei avuto la mia dose di coccole acquatiche, quella cartella di foto fatte presso il Mar Baltico ha attirato la mia attenzione e la voglia di rivedere quelle immagini. E così mi sono ritrovato sulle meravigliose isole Åland, un arcipelago all'ingresso del Golfo di Botnia, terra del pesce persico. Ho guardato immagine dopo immagine e ogni click del mouse è stato per me come rivivere il click della macchina fotografica. Era il periodo in cui viaggiavo tanto per i paesi del nord Europa, alla ricerca di chissà quale leggenda sperduta, per poi tornare a scrivere un articolo unico nel suo genere. Una dopo l'altra le foto sono passate davanti al mio sguardo, attento e melanconico, finché la mia memoria si è soffermata su di una in particolare. Una barca di legno abbandonata sulla spiaggia di Dano. È stato in quel momento che ho ricordato il significato dell'altro nome segnato sulla cartella, Orion. Orion era un giovane pescatore che abitava a Dano, uno degli isolotti dell'arcipelago. Da generazioni nella sua famiglia gli uomini facevano questo mestiere e Orion crebbe sulle barche da pesca di suo padre e di suo nonno. Col tempo affinò le sue tecniche e si perfezionò nella pesca del luccio che in pochi sapevano fare. Una mattina, poco prima dell'alba, Orion prese la sua barchetta di legno e si spinse al largo nel golfo alla ricerca di qualche luccio. D'improvviso la barca cominciò a ruotare, prima lentamente e poi sempre più veloce, come in un vortice. Il ragazzo non seppe più che fare, la barca girava così freneticamente che gli fece perdere i sensi. Quando si svegliò non seppe dov'era. Sembrava trovarsi in una caverna. Poi una lieve luce azzurra attirò la sua attenzione. La seguì. E davanti ai suoi occhi sbalorditi, ad un certo punto, vi trovò il mare. Il mare, con tutti i suoi segreti, i suoi pesci, la sua vegetazione, i suoi colori nascosti. Orion si trovava sott'acqua, lontano dalla superficie, immerso nelle profondità. Com'era arrivato in quel luogo e perché non era morto? Come faceva a respirare? E perché l'acqua era ferma lì, davanti a lui, come separata dal resto della grotta, da un vetro immaginario? Troppe domande a cui Orion non sapeva dare risposte sensate. Un brivido gli attraversò la schiena e a ferirlo giunse il panico. Cominciò a urlare, forse nella speranza che qualcuno potesse sentirlo là in superficie. Spaventato e rassegnato, si appoggiò ad una parete di roccia e si lasciò scivolare a terra, il viso raccolto fra le mani e un lieve singhiozzo di pianto. In quel frangente una luce rossa si accese nella caverna. Una luce sempre più forte, accompagnata da un fischio assordante. Orion si tappò le orecchie con le mani e sgranò gli occhi, allontanandosi dalla luce e dal sibilo insopportabili. D'improvviso davanti a lui comparve una giovane donna. Il corpo sinuoso, perfetto e perlaceo era avvolto da una chioma lunghissima di capelli rossi. Rossi come il corallo. Il viso fine, armonioso e gentile. La luce si attenuò intorno alla chioma della donna, come una calda aura, e il sibilo divenne melodia. La misteriosa donna si avvicinò a Orion, che per un attimo arrossì. Nel tentativo istintivo di allontanarsi nuovamente, qualcosa lo trattenne. Sentì come una brezza tiepida avvolgerlo e spingerlo verso la fanciulla. Era bellissima, talmente bella che per un attimo Orion ebbe la stessa sensazione di capogiro avuta sulla barca prima di giungere in quel luogo arcano. Lei allungò le braccia, i suoi capelli cominciarono a fluttuare nell'aria. Orion più la guardava, più la desiderava. Le si avvicinò, accarezzò con lo sguardo le sue labbra, i suoi occhi, poi guardò i suoi seni piccoli, perfetti. Pose le mani sui suoi fianchi perlacei e fece per baciarla. In quel mentre, i capelli rosso corallo lo avvolsero.
Orion non fece in tempo a baciarla che di scatto si staccò da lei, aggredito da un senso di soffocamento. Scostò i capelli come per liberarsi da una ragnatela e corse verso la luce azzurra che lo conduceva al mare. Si tuffò. Intorno a lui solo acqua, sopra di lui la luce del sole. Cercò di salire il più velocemente possibile finché miracolosamente riuscì a raggiungere la superficie. La sua barca era ancora lì. Si arrampicò e col fiato ancora spezzato cominciò a remare a più non posso verso la riva. I giorni seguenti Orion non andò più a pescare, si chiuse in casa per settimane a pensare a ciò che gli era accaduto. Poi si riprese e decise di continuare la sua attività. Passarono mesi in cui Orion andò nuovamente al largo con la barca senza che accadesse nulla di anomalo, finché una mattina, prima dell'alba, remò verso il golfo e la barca tutto d'un tratto cominciò a ruotare. Ma stavolta Orion non ebbe paura. La barca girò sempre più veloce e il ragazzo con tutte le sue forze cercò di mantenere l'equilibrio. L'acqua iniziò ad entrare e la barca a sprofondare. Dal mare si udì giungere una dolce melodia. Comparve un turbine rosso e dall'acqua emerse lei, la giovane donna, bella come una dea, che sdraiata a pancia in su, allungò le braccia e afferrò per le spalle Orion, tirandolo verso sé. Il ragazzo, inizialmente stupito, la guardò negli occhi, quegli occhi di profondo blu, si irrigidì e poi, quasi tuffandosi, si piegò verso di lei. I capelli rosso corallo lo avvolsero e il mare li inghiottì entrambi nei suoi abissi. Orion non tornò mai più alla riva. Furono trovati solo i resti della sua barca, quella barca abbandonata sulla riva di Dano, che avevo fotografato era proprio il ricordo che gli abitanti avevano creato per non dimenticare la leggenda del pescatore Orion e della sirena. Fui molto colpito da questa storia e diverse volte mi sono chiesto perché Orion avesse deciso di smettere di lottare e di lasciarsi abbracciare dalla morte. Forse non morì, forse vi era un legame viscerale col mare, forse così facendo andò incontro al suo destino, non lo saprò mai. Ma il richiamo dell'acqua è qualcosa di poderoso, di travolgente, di indomabile. È una madre che ti dona la vita e se la riprende quando vuole. Ho guardato l'orologio. Il tempo è volato. Ho spento il computer. Niente piscina. Mi aspettava la riunione di lavoro. Forse quel giorno è stato meglio così. Se vi piacciono i racconti di Alma Magica, vi invito a cliccare sul tasto like e a iscrivervi al canale. Così rimarrete aggiornati sull'uscita dei prossimi racconti. Grazie, io vi aspetto al prossimo racconto di Alma Magica.